A sostegno della mia richiesta d'asilo viene fornito il caso di Lev Ponomariov, 79 anni, veterano difensore dei diritti umani, capo e fondatore dell'ONG per i diritti dell'uomo, maggiore in Russia. Lev Ponomariov si era messo apertamente contro il regime putiniano e contro l'FSB, Servizio Segreto Russia e Polizia Politica, attraverso la sua attività professionale in materia di diritti umani, contrapposta a quello dell'FSB. Lev prestava aiuti legali, difesa in tribunale, ai cittadini in realtà innocenti, messi sotto alcuni processi penali falsificati sul presunto estremismo. Si tratta dei processi Network, New Greatness e altri, iniziati e portati avanti proprio dall'FSB. Tutto ciò viene ampiamente descritto e comprovato nel mio ricorso, depositato ancora nell'anno scorso dal mio avvocato precedente. Poi inoltre, con il suo post social, Lev Ponomariov invitava a manifestare davanti alla sede principale dell'FSB a Mosca in sostegno dei suddetti cittadini innocenti. Tutto ciò risultò in una manifestazione di protesta da 1.500 persone circa. Per quanto riguarda gli effetti, nel dicembre 2018, Lev Ponomariov è stato condannato a 25 giorni di detenzione amministrativa, allora per la prima volta in 10 anni, nonostante il fatto che egli cercava sempre di avere un buon rapporto con i generali dell'FSB. Nel 2019, la sua ONG è stata proclamata agente straniero, termine giuridico, in seguito alla legge fascista repressiva entrata in vigore da parte delle autorità russe, per analogia con il nemico della patria ai tempi dell'Unione Sovietica. Poi, nel novembre 2020, è stata cessata l'attività forzata della sua ONG con il verdetto della Corte Suprema della Federazione Russa, e nel dicembre 2020 è stato proclamato agente straniero da parte delle autorità russe il medesimo Lev Ponomariov in persona, stavolta però come un cittadino e non ente giuridico. Come si può vedere, ne scrivono tantissimi mass media in tutto il mondo. Questo caso di Lev Ponomariov ci porta un'importantissima testimonianza. Nell'odierna Russia di Vladimir Putin, addirittura una persona di gran animo e di gran cuore, aperti verso gli altri, completamente innocente, uno che aiuta i deboli e gli oppressi come un buon cristiano, chissà, forse un santo o quasi, opponendosi all'ingiustizia da parte delle autorità russe e alla crudeltà dell'FSB, Servizi Segreti e Polizia Politica Russa, in particolare, proprio come lo faceva Lev Ponomariov, viene perseguitata da parte delle autorità russe e dalla medesima FSB. Il caso di Lev Ponomariov viene descritto da tantissimi mass media in tutto il mondo, in italiano, in inglese. Ne scrivono in particolare Amnesty International nel suo articolo di 6 dicembre 2018, citato nel documento. Ne scrive The Independent inglese nel suo articolo del 1 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive Deutsche Welle nel suo articolo di 1 novembre 2019, citato nel presente documento. Ne scrive Rights in Russia nel suo articolo del 15 settembre 2020, citato nel presente documento, e anche nel suo articolo del 15 novembre 2020,
citato nel presente documento. Un altro ancora, quello di 19 febbraio 2020, citato anch'esso. Ne scrive la Medusa nel suo articolo del 1 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive autorevole ONG per diritti umani Human Rights Watch nel suo articolo del 1 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive France 24 nel suo articolo del 1 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive autorevole organizzazione per diritti umani Human Rights Without Frontiers, HRWF, nel suo articolo del 5 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive Swiss Info nel suo articolo del 28 dicembre 2020, citato nel presente documento. Ne scrive New Europe nel suo articolo dell'8 novembre 2019, citato nel documento. Ne scrive Deutsche Welle nel suo articolo dell'11 dicembre 2018, citato nel presente documento. Ne scrive The Moscow Times nel suo articolo del 1 novembre 2019, citato nel presente documento. Ne scrive lo stesso The Moscow Times nell'altro articolo del 28 dicembre 2020, citato nel documento. Ne scrive la CNN nel suo articolo del 28 dicembre 2018, citato anch'esso. Ne scrive The Guardian inglese nel suo articolo del 3 dicembre 2019. Ne scrive anche Consiglio europeo nel suo articolo del 6 dicembre 2018. Paragone, analisi e conclusioni. A sostegno della mia richiesta d'asilo viene fornito il caso di Lev Ponomariov, 79 anni, veterano difensore dei diritti umani e capo della sua ONG per i diritti dell'uomo, maggiore in Russia. Lev Ponomariov si era messo apertamente contro il regime di Vladimir Putin sanguinoso, cioè sostanzialmente quello che l'ho fatto anch'io, ma anche contro l'FSB, servizi segreti russi e polizie politiche in particolare, cioè sostanzialmente quello che l'ho fatto anch'io, attraverso le sue attività nel campo di giustizia e di proteste in piazza. Anch'io, come Lev Ponomariov, come già stato ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella parte introduttiva del presente documento, mi ero messo apertamente contro il regime di Vladimir Putin attraverso la mia partecipazione alle pacifiche manifestazioni di protesta durante gli anni 2015, 16 e 17, ma anche attraverso il mio aperto sostegno e finanziamento dell'opposizione russa, in seguito rappresentata dal team Alexei Navalny, nel giugno 2021 proclamata estremista da parte delle autorità russe e proibita sull'intero territorio russo, di modo che i suoi collaboratori, sostenitori e finanziatori, uno dei quali sostenitori e finanziatori sono anch'io, rischino adesso fino a 10 anni di prigione. Oltre a ciò, l'avevo fatto anche nel campo di giustizia, cioè in tribunale, come Lev Ponomariov, attraverso il mio reclamo presentato alla Corte europea contro le autorità russe e contro l'FSB. Tutto ciò è già stato ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella prima parte del presente documento. Quello è in nessun modo meno grave rispetto al caso di Lev Ponomariov, perché anche le mie suddette attività e soprattutto il mio reclamo alla Corte europea rappresentano in sostanza una vera e propria sfida sia al regime putiniano che all'FSB in particolare. Lev Ponomariov viene perseguitato da parte delle autorità russe e dell'FSB in particolare per motivi politici e di vendetta, cioè gli stessi motivi per cui vengo perseguitato anch'io. Egli viene perseguitato a causa di aver prestato aiuti legali, difesa in tribunale, ai cittadini in realtà innocenti, ingiustamente messi sotto alcuni processi penali sul presunto estremismo, in realtà falsificati tutti da parte dell'FSB, servizi segreti e polizia politica, iniziati e portati avanti proprio della medesima FSB,
Oltre a ciò, Lev Ponomarev viene perseguitato a causa del suo post social in cui richiamava di protestare in sostegno dei suddetti cittadini accusati. Tutto ciò risultò in una manifestazione di protesta da 1500 persone circa, proprio davanti alla sede principale dell'FSB situata al centro storico di Mosca, cioè quartier generale dell'FSB. Le suddette attività, senz'altro lecite tutte, di Lev Ponomarev non erano rimaste senza attenzione da parte delle autorità russe e dell'FSB in particolare. Di modo che, nel dicembre di 2018, Lev Ponomarev è stato arrestato, quello che era già accaduto anche a me nel marzo 2017 a causa della mia partecipazione alla pacifica manifestazione anticorruzione del 26 marzo 2017 a Mosca. Tutto ciò è già ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella prima parte del presente documento. Lev Ponomarev è stato arrestato allora per la prima volta in 10 anni circa e condannato ad una detenzione amministrativa. Quello che era già accaduto anche a me nel marzo 2017, da vedere il commento sopra. Oltre a ciò, nel 2019 è stata proclamata agente straniero la sua ONG da parte delle autorità russe, che poi avevano fatto cessare l'attività della suddetta ONG con il verdetto di cessazione e attività forzata da parte della Corte Suprema russa. E alla fine, nel dicembre 2020, è stato proclamato agente straniero anche il medesimo Lev Ponomarev in persona, stavolta come un cittadino e non ente giuridico. Va particolarmente sottolineato che il caso di Lev Ponomarev è senz'altro unico del genere. Infatti, a differenza degli altri oppositori perseguitati da parte delle autorità russe e dell'FSB, Lev Ponomarev non è stato né incastrato per un reato in realtà mai commesso. Si tratta delle montature ben diffuse in Russia ad opera delle forze dell'ordine e di sicurezza russe, con le tipiche accuse di droga, di terrorismo, estremismo e pedofilia, né sottoposto ad un processo penale falsificato, a differenza dei cittadini difesi da colui in tribunale. Con ogni probabilità, proprio perché, secondo lui stesso, Lev Ponomarev cercava sempre di avere buon rapporto con i generali dell'FSB. A differenza di Lev Ponomarev, però, da parte mia, non cercavo mai di avere buon rapporto con i generali dell'FSB e nemmeno ne valevo. Appare quindi poco probabile che le persecuzioni contro di me da parte delle autorità russe e dell'FSB a causa del mio reclamo presentato alla Corte Europea contro di essi saranno limitati ad una sola etichetta di agente straniero. Tutto ciò quindi può avere conseguenze su di me molto più gravi rispetto al caso di Lev Ponomarev, e in particolare in caso di rimpatrio sono esposto al rischio di essere sottoposto ad un processo penale falsificato, proprio come mi avevano già minacciato i funzionari dell'FSB durante la mia detenzione nei carceri di alta sicurezza Petrovka 38 di Mosca ancora nel 2017, in seguito al mio arresto illegittimo dovuto alla mia mera partecipazione ad una pacifica manifestazione. Allora, ad un processo penale falsificato che potrebbe essere anche uno dei processi penali sul presunto estremismo in cui Lev Ponomarev si era messo contro l'FSB difendendo i cittadini russi. Oppure potrebbe essere un altro processo penale del genere. Va particolarmente sottolineato che il fatto che per ora non è ancora presentata contro di me alcuna accusa penale non significa niente, perché sino dal 2017, infatti, per la maggior parte del tempo non sono presente sul territorio di Mosca
essendo in viaggi oppure in rifugio, quasi sempre in Europa. Oltre a ciò, va particolarmente sottolineato che il mio reclamo contro le autorità russe e contro l'FSB l'avevo presentato alla Corte europea, quindi sul suolo europeo e non nazionale. Quello è ancora peggio rispetto al caso di Lev Ponomarev, che difendeva i cittadini strettamente sul suolo nazionale. Perché questo nel mio caso fa danni alla reputazione del regime putiniano in modo internazionale. Tutto ciò quindi può avere conseguenze su di me molto più gravi rispetto al caso di Lev Ponomarev. Oltre a ciò, come se non già bastasse, a differenza di Lev Ponomarev, come già stato ampiamente descritto e comprovato oltre ogni dubbio nella parte introduttiva del presente documento, durante gli anni del mio maggior successo, sino dal 2004 e fino al 2010, io lavoravo presso la società commerciale Iteco, direttamente collegata all'FSB, ex KGB, anzi fondata, controllata e gestita proprio dai funzionari del KGB e FSB, i quali proprietari, sino dall'inizio della mia carriera, mi avevano fatto firmare un giuramento di assoluta fedeltà. Appare scontato quindi che la mia partecipazione a qualsiasi attività di protesta contro il governo Putin può essere vista, cioè interpretata, dall'FSB come un vero e proprio atto di tradimento. Quello è ancora più grave rispetto al caso di Lev Ponomarev, il quale, infatti, con ogni probabilità non lavorava né per il KGB FSB né per le società commerciali collegate al KGB FSB, o almeno non ne scrivono i mass media di quel fatto. Allora, tutto ciò quindi può avere conseguenze su di me molto più gravi rispetto al caso di Lev Ponomarev, fino all'esecuzione extragiudiziale. Tanto più che avevo presentato il mio reclamo alla Corte europea sia contro le autorità russe che contro l'FSB. Ovviamente a me non piacciono tali prospettive, anzi, quei rischi, nonostante le probabilità tante o poche, preferisco di evitarli e di non arrischiarmi. È proprio per questo che ho chiesto asilo politico in Italia. Se vi chiede cortesemente di riconoscere tutti i suddetti argomenti a sostegno della mia richiesta d'asilo politico e riconoscere il mio status di rifugiato in Italia. Grazie.